mai siamo rimasti un pochi dall'erdo che è stato, ha ragione o ha non ragione, per qualcuno doveva farlo, qualcuno non doveva farlo. Ma queste sono cose private e ognuno ha scelto la propria via, il proprio avvenire. E dunque il principio è questo di non dare la colpa a nessuno, né a quelli che sono rimasti né a quelli che sono andati via. E questa è una cosa molto importante, perché subito dopo la dopoguerra, cioè gli anni, alla fine degli anni 40 e una parte degli anni 50, quando è stato l'esodo, allora ci era creato un'atmosfera un po' difficile tra i fiumani rimasti a Fiume e i fiumani andati per il mondo. Questo è il male ancora, il male peggio di quello che hanno vissuto i fiumani che sono andati per il mondo, perché non sono andati tutti in Italia, sono spersi per l'Australia, in Australia, in Canada, in Argentina, in Inghilterra, in tutti i posti del mondo si sono sparsi, così che Fiume non era raggruppata, almeno in Italia, forse potevano vedersi, potevano consultarsi e tante altre cose, invece si sono sparsi, così che noi che siamo rimasti qui, in un piccolo numero, però siamo rimasti sempre assieme e noi frequentiamo, abbiamo il circolo nostro, che non è quello che abbiamo il circolo, ma in effetti è la comunità degli italiani di Fiume. Io dal 49, avevo 17 anni, ho cominciato a frequentarlo questo circolo e ho cantato in coro, e canto in coro ancora ora, è passato un po' quanti anni che canto, è già dal 49. Insomma, noi abbiamo vissuto con molte difficoltà, come hanno vissuto anche i fiumani che sono andati via. Dunque la colpa, se dobbiamo colpare qualcuno, prima di tutto sapere il caso di colpare se stessi, se si vuole di colpare, ma non è il caso, ognuno ha scelto la propria via. Il nostro nucleo di alunni è abbastanza variopinto, ci sono ragazzi di nazionalità italiana, fiumani, doc, ci sono ragazzi della maggioranza, ovvero di nazionalità croata, che però si sono iscritti qui, che hanno frequentato le scuole elementari italiane. A Fiume ci sono complessivamente 4 scuole elementari italiane e 5 asili italiani. Perciò praticamente uno può iniziare il proprio percorso scolastico, prescolastico, in lingua italiana dei 3 anni e finire anche la facoltà, perché abbiamo anche il dipartimento di italianistica presso la facoltà di filosofia di Fiume. Pertanto voi dai 3 anni fino ai 25 potete completare l'intero percorso di studi in lingua italiana. A Venezia ho vissuto 10 anni, mi sento italiana sicuramente di più, sono nata là, ho vissuto là. Come ti sei trovata in una città a maggioranza croata? Il sabato sera quando esci, fai campanello con gli italiani oppure ti trovi tranquillamente? No, beh, adesso il croato lo parlo bene, lo capisco tutto. Era all'inizio che era un po' più difficile, però mia madre è croata e quindi era un po' più semplice per me. Che fai il sabato sera? Insisto, perché non sei da studio. Io sono nata a Napoli e poi mi sono trasferita e ho vissuto a Venezia per 9 anni. E poi da quasi 4 anni vivo qui in Croazia, a Fiume. E io non ho nessun parente che è di qui, quindi io sono italiana. È stato un po' difficile all'inizio, soprattutto per la lingua, perché io non ho mai parlato il croato a casa e continuo a non parlarlo perché i miei genitori non parlano il croato. Una storia particolarmente interessante. Tu ti chiami, scusa? Jan D'Alessio, quindi come si può capire anche dal nome sono una specie di ibrido, però è molto complicato, per me è difficile trovare una mia identità nazionale, dal momento che non solo ho la madre croata e poi il padre italiano, ma questo padre italiano ha poi il suo padre italiano e la madre croata, quindi è per maggioranza croata, però non so, non credo che è una cosa che si può calcolare con le percentuali. Due cittadinanze. Sono nato a Zagabria, la capitale della Croazia, sì. Qui,
Però poi sono andato, quando avevo un anno, sono stato siamo andati a Napoli, vivere a Napoli, e poi dopo 7 anni siamo tornati qui, che di nuovo è un motivo della mia confusione nazionale. Però sì, quindi a causa di questo Non è confusione, è ricchezza, no? Sì.